Fra le personalità scientifiche di cui è ricca la storia di Firenze e della Toscana, vi è un personaggio che merita davvero una nota perché proprio il 30 di gennaio del 1857, a metà dell'Ottocento, si laurea. Si chiama Ugo Schiff, è tedesco e si laurea a Gottinga, lui che era nato a Francoforte sul Meno. Perché questa rilevanza in Italia? Perché Schiff è un personaggio austero, con la grande barba, un vero e proprio scienziato che si immerge negli alambicchi della chimica e riesce a vivere anche delle scoperte importanti, diventa un punto di riferimento in Germania come lo sarà poi in Italia. Ma una caratteristica, è persona impegnata politicamente, è uno dei primi e più sagaci sostenitori di Karl Marx, del marxismo. E quindi l'atmosfera tedesca, dal manifesto che Marx pubblica e che favorisce l'associarsi, la crescita di un gruppo di seguaci, diventa pericolosa e conseguentemente per l'ordine pubblico. Ecco che i gendarmi tedeschi cercano di allontanare o reprimere quelli che sono i primi movimenti marxisti. Ugo Schiff, che è in realtà per primo conto un chimico che vuole applicarsi alle sue teorie, ai suoi studi scientifici, quindi l'atmosfera tedesca diventa quella dell'essere in qualche modo indesiderato. Viene in Italia, dopo parentesi in alcune città come Torino, si consoliderà a Firenze e a Firenze fonderà, non c'era, un istituto di chimica che entrerà nel contesto dell'Istituto Superiore di Studi Pratici e Perfezionamento, il primo albore di corsi post-universitari che porteranno alla nascita poi dell'Università di Firenze. È quindi il capostipite della chimica a Firenze. Alcuni suoi brevetti, ad esempio le basi di Schiff, sono ancora validi nel contesto delle condensazioni. È un uomo di grande intuito e capacità elaborativa e mentale. Formerà una vera e propria scuola. È il vero padre della chimica moderna a Firenze. Quando morirà a Trespiano, siamo già nel 1915, vorrà una cerimonia sobria. Da socialista, marxista, aveva collaborato alla direzione dell'Avanti, ma contemporaneamente il suo nome rimane e si rafforza nell'insegnamento che aveva dato ai suoi allievi. Oggi nel polo scientifico di Sesto Fiorentino, dove vi è l'Università di Chimica, non a caso la strada che porta all'università si chiama Via Ugo Schiff, il padre della chimica moderna nella città di Firenze in Toscana.